Passiamo ora al terzo finalista per il premio Editoria Mutante. Abbiamo viaggiato su Procida, abbiamo viaggiato sull'asfalto della pista da corsa, ora facciamo un viaggio nella bellezza e nel tempo. Bellezza di un marchio di lusso come Bulgari, che vuole proporre un'esperienza sensoriale in una Roma del futuro. Facciamo allora un viaggio nel lusso e nel tempo insieme a Geo Ceccarelli, che dovrebbe essere collegato con Buongiorno. Noi via Skype. Buongiorno e benvenuto al Premio Moebius. Io le cedo volentieri la parola per presentarci Experience per Bulgari. Non la vediamo al momento. Ci mi vedete? La sentiamo ma non la vediamo. Quindi ci sono qualche problema a livello tecnico, il bello della diretta si diceva prima, adesso la vediamo anche, per cui... Perfetto, buongiorno lascio. A tutti. Buongiorno, prego. Allora, due parole su Experience, non so se nel frattempo voi vedete la presentazione che la regia dovrebbe mandare sullo schermo. Experience è un creative tech studio nato quest'anno, a febbraio di quest'anno, e noi ci occupiamo di marketing esperienziale. Crediamo che la tecnologia oggi sia un potente amplificatore della creatività e per questo parliamo di creatività aumentata. Pensiamo anche che la tecnologia sia uno strumento importante per accorciare il funnel in solamente due fasi e passare quindi dalla fase di ingaggio alla fase di acquisto attraverso l'esperienza. Da qui Experience. Uno dei primi lavori che abbiamo fatto è stato il Bulgariverse, un concept di metaverso per Bulgari che è stato presentato quest'anno a giugno al Vivatech di Parigi. Bulgari da un paio d'anni ormai sta portando avanti un progetto di open innovation e si è aperto, pur avendo come core l'alto e pregiato manifatturiero legato alle pietre, sta intraprendendo questo percorso di innovazione anche sui mezzi digitali. Hanno realizzato un gioiello impossibile, quindi un gioiello interamente digitale che poi è stato trasformato in NFT ed oggi è annoverato all'interno del catalogo dei progetti, dei prodotti Heritage di Bulgari. Hanno realizzato un orologio d'octo finissimo, anch'esso con un NFT, e noi abbiamo collaborato con loro, perfetto, per creare un ambiente che possa da qui a breve offrire ovviamente ai propri clienti un livello di esperienzialità nuovo. Ovviamente l'abbiamo fatto cogliendo l'opportunità di creare uno spazio immersivo nuovo dove non solo i clienti di Bulgari possono entrare in relazione con la marca, ma possono interagire tra di loro. Possiamo andare avanti con le slide. Da dove siamo partiti? L'obiettivo è quello di creare un'esperienza ovviamente legata al lusso, un'esperienza esclusiva, interattiva e sognante. E da qui il viaggio, all'interno del metaverso. Abbiamo un video che racconta quello che abbiamo realizzato, che è prima in alto. Questo. Se non l'avete posso mandarvi dividendo lo schermo. Lo mando io?
In sala lo state vedendo? Perfetto. Allora, il progetto è stato realizzato in Unreal Engine 5, quindi è stato uno tra i primi progetti tra l'altro realizzati con la versione 5 del motore Unreal e l'ispirazione ovviamente è quella della città di Roma, quindi una trasposizione di una Roma non tanto legata al passato ma una proiezione futuristica di Roma. Roma per bulgari ovviamente rappresenta, e soprattutto i suoi segni, rappresenta l'iconicità più grande, quello che avete visto al centro del metaverso che ricorda il Colosseo, è la boutique che poi sarà fruibile anche alla parte interna. Quindi l'altro aspetto molto importante è la luce. Bulgari anche nelle proprie boutique fisiche ha come palette di colori quelle legate ai tramonti di Roma e quindi abbiamo fatto un grandissimo lavoro sulla luce. Abbiamo anche evidenziato dei frame, delle immagini fisse, che sono quelle che potete vedere scorrendo ancora la presentazione, perché in tutto questo ovviamente abbiamo avuto anche una forte ispirazione dechirichiana, quindi legata proprio al mondo della metafisica, ecco una chicca sulla fontana, il pavimento della fontana è il pavimento riproduce il disegno del pavimento del Pantheon. Quindi stavo dicendo, una forte ispirazione metafisica, come potete vedere anche in questa immagine, e dechirichiana, proprio perché è un altro elemento, come dire, importante di connessione con il brand. Gli utilizzi, tra l'altro, del metaverso in questo momento sono molteplici perché viene utilizzato anche per creare esperienze all'interno di eventi e non posso anticipare quello che succederà a breve, sempre legato a questo ambiente, però ci sono anche utilizzi legati alla produzione di contenuti un po' con le stesse dinamiche e logiche con le quali vengono realizzate oggi le serie TV più celebri, a partire dal Signore degli Anelli, Gli Anelli del Signore, che adesso è on air. Quindi appunto gli utilizzi futuri sono legati ai lanci di collezioni, presentazione in ambiente metaversica di nuovi prodotti, collezioni NFT, eventi e live shopping con personal assistant, diciamo che guidano gli utenti nell'acquisto di preziosi come i gioielli di Bulgari. Grazie. Grazie Geo Ceccarelli per Experience, per questa presentazione. Le Grazie a consegno voi. virtualmente il diploma d'onore in quanto finalista Grazie, del siamo molto contenti. Gran Premio Moebius Editoria Mutante. Magari c'è spazio, visto che il collegamento funziona per il momento, per qualche domanda dal pubblico. Volentieri.
Ce n'è una, professor De Kerchove, molto bene. Beh, sono due domande. La prima è l'uso di NFT. Si applica a oggetti che si vendono sulla rete? E questo è... Allora, intanto preciso una cosa. Gli NFT non sono legati ad asset digitali, quindi come molti brand stanno facendo in questo momento, penso alla moda ad esempio, che vende abiti digitali che possono essere indossati da avatar. Invece l'approccio di Bulgari è sempre molto concreto. L'NFT ha due funzionalità. La prima, quella di certificare ovviamente non solo l'originalità del prodotto, ma anche la proprietà del prodotto. E la seconda è quella, attraverso un'interazione ovviamente con smartphone e QR code, di offrire contenuti esclusivi, in questo caso digitali, a chi acquista i beni in NFT. Ok. La seconda domanda è l'interazione con l'utente, non solo quelli di Bulgari, ma anche quelli che sono interessati a visitare questo posto. E la domanda è di sapere che sono le provisioni per fare questo incontro, permettere alla gente di entrare in un negozio virtualmente, discutere tra di loro delle cose che vedono. E questo, tutta la parte del pubblico mi interessa. Sì, allora la ringrazio per questa domanda, perché mi permette di esprimere un concetto a noi caro legato al metaverso. Per noi il metaverso non è uno spazio fondamentalmente, ma è soprattutto tempo di qualità che le persone possono passare interagendo tra di loro, piuttosto che, come in questo caso, con la marca. Per quello, diciamo, noi spingiamo molto sul concetto di metaverso proprietario o di microverso, come nel caso di Bulgari. Per questo motivo, al di là della parte di esperienziale legata all'acquisto, il metaverso è stato pensato anche per ospitare eventi, come ad esempio possono essere mostre legate al tema dell'heritage, quindi tutta la tradizione di Bulgari, piuttosto che presentazione di nuove collezioni. Lo sforzo più grande, e che viene diciamo ancora in questo momento portato avanti, è quello di digitalizzare i gioielli, e quindi renderli esplorabili in maniera digitale con una riproduzione assolutamente fedele rispetto agli originali. Allora, un'ultima domanda su questo: c'è anche un force feedback per il gioiello? Il peso? Che intende per? Beh sì, se si digitalizza si può vedere, si può sentire altre cose, ma anche si può pesare. Certo. E la domanda è di sapere se pensate anche a portare il peso, l'esperienza del peso. Allora, su questo diciamo non ci stiamo ancora pensando, anche perché la complessità, non tanto legata alla realizzazione tecnica, ma poi all'utente finale, ha difficoltà in questo momento a poter avere strumenti che diano effettivamente la concretezza del peso. Ci stiamo concentrando più su esperimenti di virtual try-on, e quindi di poter indossare virtualmente il gioiello. Un lavoro dunque, insomma, in divenire piuttosto complesso. Grazie Geo Ceccarelli per questa esperienza esclusiva.